bentornati sul mio canale. Questa mattina andremo a fare un unboxing di questo bel pacchettone che mi è stato inviato da un iscritto al mio canale. L'ho inviato nel messaggio, nella messaggistica che ci siamo scambiati. Ha detto che contiene due Commodore 64, un Commodore 64C comprato successivamente, un Commodore 64 biscottone, che è il computer della sua infanzia. Ci teneva molto a ripristinare soprattutto il primo e quindi mi ha inviato entrambi per la riparazione. Non sono uno youtuber ancora fortunato, probabilmente visto il numero degli iscritti non c'è questa possibilità, come tanti altri youtuber a cui mandano confezioni, pacco regalo, magari anche dei computer rotti, però mi fa veramente piacere lo stesso, perché evidentemente questo ragazzo insomma, come lo siamo tutti noi amanti di questi retro PC, si fida effettivamente di me e vuole seguire la riparazione online. Quindi andiamo subito ad aprire la confezione e vedere in che condizioni si trovano e cosa dobbiamo fare per portarli nuovamente alla funzionalità di un tempo. Ok, armiamoci del nostro immancabile carte. All'interno troviamo un primo alimentatore ...9V alternata KO, 5V DC, ok. Quindi è stata fatta già una prima diagnosi, un primo tentativo. Conservo anche tutto il pacchetto perché andrà sicuramente, cioè andrà restituito, e quindi utilizziamo questa confezione. I computer sono un pochino liberi, non è stato riempito. E qua abbiamo la nostra prima macchina, come il 64, giusto biscottone, un po' ingiallito, leggermente ingiallito, con un sigillo di garanzia non originale di un centro d'assistenza. Ok, questo lo mettiamo da parte. E qui abbiamo il secondo Commodore 64, un 64 modello C. Ok. Tastiera leggermente ingiallita, case in ottime condizioni. La cosa particolare è che sento sembra esserci qualcosa all'interno libero. Sono molto incuriosito da aprire immediatamente questo Commodore 64C, per questo rumore che sento all'interno voglio vedere immediatamente cosa c'è libero. Sembra esserci niente di libero, adesso vediamo.
Ah, ok. C'è una CIA libera all'interno del case. Infatti troviamo lo zoccolo. Praticamente è zoccolato, ma con il nostro componente libero all'interno del nostro case. E andiamo a piazzare la CIA nel suo zoccolo e andiamo a provare la macchina. Ok, cominciamo a collaudare il primo Commodore 64, il Commodore 64C. L'abbiamo connesso all'alimentazione, l'abbiamo connesso all'uscita video e non al modulatore. Poi in caso vediamo se possiamo andare a controllare anche quello. Proviamo l'accensione. Ok, questo è il problema del primo Commodore 64C. Sono certo che è un problema di CIA, la CIA numero 1, quella che abbiamo trovato disconnessa, probabilmente è un problema di zoccolo. Andiamo a verificare se è un problema di zoccolo, di falsi contatti, oppure proprio della CIA. Ho notato che i pin della CIA che sono stati che è stato dissaldato dalla scheda madre sono veramente molto bassi, molto piccolini, e con questo tipo di zoccolo a contatto tulipano potrebbero dare problemi perché non fanno un contatto veramente eccellente. Proviamo un attimino in diretta a togliere la CIA dallo zoccolo. In effetti sono veramente molto piccolini, e ad inserirla tenendola schiacciata. Ok. Riproviamo. Abbiamo qualche colpettino alla macchina. Va bene. Ok. Ok, sembra adesso andare bene. Beh, io non so, non mi fiderei tanto di questo zoccolo e proverei a dissaldarlo e a saldare direttamente la CIA sulla scheda madre. Oppure sostituire completamente zoccoli, tipologie anche di zoccolo. Ricordo che vorrei evitare un equivoco: gli zoccoli con contatto tulipano sono migliori delle altre tipologie di zoccoli. Meglio c'è solo lo zoccolo zitto, ma quelli hanno delle applicazioni più particolari, lì dove io devo andare a smontare e rimontare il componente sullo zoccolo stesso. Non è questo il caso, per cui la scelta dello zoccolo tulipano con un contatto tulipano non è una scelta cattiva. Il problema sta sulla CIA, che ha il piedino veramente troppo piccoli, rovinati, e non fa ben contatto sullo zoccoletto stesso. Quindi le opzioni sono due: o si va a cambiare il chip della CIA o si cambia zoccolo. Penso che fra le due la più economica e la più rapida sia proprio quella di sostituire lo zoccolo. Quindi ora che funziona, semplicemente schiacciandolo leggermente, anche se non è una soluzione definitiva, andremo a fare tutti gli altri test, dopodiché alla fine del video mi preoccuperò di sostituire lo zoccolo. È inutile farvi vedere nel video come si sostituisce lo zoccolo, solita storia, con la solita dissaldatore, e quindi saltiamo questa fase. Facciamo il test della macchina in tutta la sua interezza e per il momento facciamo finta che sia tutto ok. Adesso andremo a caricare un DD test, una cartuccia diagnostica, proveremo la tastiera e poi vediamo. Ok, proviamo con un DD test. Ci vuole qualche secondo su questo tipo di test perché il computer in effetti si avvia. Perfetto, è partito. Abbassa un attimo il volume. Thank you.
sembra funzionare veramente tutto. Non ci rimane che provare la tastiera per questo primo veloce test. Ok, sembra che i tasti rispondano tutti molto bene. Grazie. Ok, sembra funzionare effettivamente tutto quanto. Proviamo a caricare una cassettina con un dataset per vedere il funzionamento della porta del dataset e quindi anche il funzionamento conseguentemente della CIA. Aspetteremo la fine del collegamento e andiamo ad utilizzare anche un joystick per controllare anche il funzionamento della porta Joy. D'accordo, è sotto le note di Tylerod, appena finito di caricare, è perfettamente funzionante. Andiamo giusto come precauzione a provare la porta d'espansione tramite una ROM cartridge, anche se è stato testato comunque già il diagnostico e va bene, e poi andremo a controllare la user port. Dopodiché io direi che per questa macchina è tutto, quindi vediamo la cartridge, testiamo velocemente la user port e con questa macchina abbiamo finito. Ok, spegniamo il computer, colleghiamo la ROM cartridge, in questo caso si tratta di Lazarian, accensione, con la scusa che ritorno indietro con la cassetta, e niente, sembra funzionare tutto correttamente, lei è già partito. Vediamo. Vuole il joystick sulla porta 1, così colloriamo anche la porta 1. Ok, sembra il joystick funzionare anche sulla porta numero 2, tutto ok. Ok, anche l'expansion port funziona correttamente, è partita immediatamente anche il giochino. Abbiamo testato anche la porta numero 1
dalla joystick. La prima, il primo gioco voleva, per funzionare aveva bisogno della porta numero 1, questo qua aveva bisogno della porta numero 2. In entrambi i casi abbiamo visto che funziona. Non ci rimane che collaudare la user port e per questa macchina abbiamo completato. Allora, per testare la porta, la user port, senza ovviamente il diagnostico dedicato che fa la stessa identica operazione, mandando però questi bit sulla porta, rimandando questi bit sulla porta joystick e quindi collaudando contemporaneamente uno dell'altro, basta andare a verificare i pin di uscita della porta, della user port. I bit di uscita significa che esiste un registro che corrisponde all'indirizzo 56579, è un byte, quindi sono 8 bit, dove il bit meno significativo, il bit 0, si trova al terzo pedino della user port, guardandola da come la stiamo vedendo noi, è da destra, quindi non questa in alto ma dal basso, ed è una porta che ha come bit il livello logico alto quando praticamente si trova a 0, cioè praticamente la logica è invertita, cioè io posso alzare un bit, alzandolo ho un abbassamento in 0, in pratica una porta con un pull up a 5 volt che viene poi abbassata a 0 nel momento in cui io setto quel determinato bit. Nelle condizioni originali del computer, appena accendo, la mia porta è settata a 0, conseguentemente tutti gli 8 bit dovrebbero trovarsi a 0 e di conseguenza tutti allo stato alto, logico alto. Infatti il primo bit, che corrisponde, avevamo detto, alla testa, si trova stato logico alto. Ora non badate ai disturbi che sono dati dal tipo di contatto con la sonda, andiamo a verificarli tutti e si trovano effettivamente tutti alti, siamo al bit 6, 7 e 8. Ok, se volessi abbassare il bit 0, quindi il primo pin è a destra, quindi se volessi alzare il bit numero 1 della mia user port, devo semplicemente andare a fare un POC all'indirizzo, quindi POC significa introduci questo dato a questo indirizzo in qualche modo, quindi all'indirizzo 56579,1 dovremo trovare il primo bit 0 della user port a livello logico 1, che abbiamo visto è invertita a livello di segnali e quindi a 0. Quindi ora mi trovo a 0, do l'invio e abbiamo visto è sceso a 1, mentre tutti gli altri bit, 2, 3, eccetera, eccetera, fino all'8 saranno alti. Se voglio provare il bit numero 2, andiamo a scrivere POC 56579,2. Questa volta, con questa istruzione, alziamo il bit numero 0, che infatti ora è alto, ma il bit numero 1 si trova a 0, tutti gli altri ovviamente saranno a 1. E avanti così, 106, 107, 9, il prossimo bit sarà il 4, poi sarà l'8, sempre, voglio dire, sempre dobbiamo raddoppiare il numero per la logica binaria. Settando a 4 abbiamo il bit 0 a 0, quindi 1 lì, ok. Questa volta ce l'abbiamo basso, tutti gli altri. Vogliamo settare tutti i bit, non ci rimane altro di fare POC 56579,255, significa alza tutti i bit a 1, conseguentemente tutti gli 8 pin della porta user port si dovranno trovare a 0. Quindi bit 0 a 0, bit 1 a 0, bit 2 a 0, bit 3 a 0, bit 4 a 0, bit 5 a 0, bit 6 a 0, bit 7 a 0. POC 56579,0 riporta il registro nello stato iniziale, quindi dobbiamo avere tutti i bit alti. Alto, 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 alto e alto.
Ragazzi, allora ho eliminato completamente, ho deciso di eliminare completamente lo zoccolo. Tra l'altro, ho visto la scheda una volta aperta, aveva avuto già diversi interventi, qualche pista saltata, ricostruita con dei fili rigidi, insomma, non era messa molto molto bene da questo punto di vista. Per cui ho deciso di eliminarlo completamente e saldare il CIA senza fare ulteriori danni. Adesso riaccendiamo la macchina e verifichiamo che stavolta il boot è regolare. Lo zoccolo incriminato anche stavolta è uno zoccolo blu di questa tipologia qua. Non è difettoso lo zoccolo se non per il fatto che ha due contatti ossidati, sporchissimi, ora li vediamo nel dettaglio tramite uno zoom, ma il fatto che quella CIA era stata tagliata, veramente i pini sono stati lasciati veramente molto 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 bassi. Nelle condizioni di questo zoccolo non potevano essere funzionali. Questa tipologia di zoccolo, che andiamo più, lo dicevo prima, nel dettaglio a vederlo da vicino, è uno zoccolo particolare, uno zoccolo che è molto più solido, permette più estrazioni e inserimenti del componente senza il danneggiamento tipico degli zoccoli a molla, ma ha un difetto: il pin deve essere abbastanza lungo per finire dentro. In effetti è come una sorta di imbuto: più si va all'interno, più si arriva ad un diametro inferiore, fino a che arriva al diametro nominale praticamente del pinino per fare il massimo del contatto, ma nella prima parte ovviamente essendo ad imbuto è più largo. Ora, se il pin è abbastanza lungo del componente, finisce dentro questo, diciamo, ipotetico imbuto, quindi all'interno del contatto, facendo un contatto corretto. Se il pin era stato troppo corto, c'è il rischio che non ne arrivi già nel diametro più piccolo di questo imbuto, quindi ha dei falsi contatti e addirittura potrebbe addirittura alzarsi completamente il connettore. Quindi per questa tipologia di componenti, cioè per tutti i componenti più che tipologia che hanno i pidini rasati ovviamente molto bassi, vi consiglio assolutamente di non utilizzare questa tipologia di zoccoli, ma quelli semplici a molla, che costano tra l'altro di meno, essendo più scadenti da un certo punto di vista. Questo è lo zoccolo incriminato, questa è la tipologia di zoccolo a contatti tulipani. E come si può vedere, da questo forte ingrandimento, il primo e il secondo pin, anche il terzo e il quarto un pochino, ma in particolar modo il primo, questo non è sciolto dallo stagno, ma è proprio una traccia di ossido che potrebbe dare anche fastidio. D'accordo, per questo primo video di questo primo Condor 64C è veramente tutto. Ci vediamo al prossimo video, dove andremo a controllare l'altro Condor 64, il biscottone, sempre dello stesso utente del canale MD69, il nostro caro iscritto. E che dirvi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like qui in basso, se non siete iscritti al canale mi farebbe veramente molto piacere se vi iscrivete, perché questo mi consente di andare avanti, mi incentiva, come dico sempre a ogni fine video, di fare sempre di più e sempre meglio. Grazie e al prossimo video.